Ciao a tutti, in questo video vedremo come montare lateralmente su un casco la GoPro. Questo è un casco da cross, l'obiettivo è quello di avere una GoPro montata più o meno a questa altezza. Montarla più o meno avanti, il punto esatto, lo potrete trovare anche utilizzando ad esempio l'applicazione della GoPro e quindi con il cellulare vedere la GoPro che cosa sta riprendendo. Quindi potete decidere se metterla un pochino più avanti o un pochino più indietro. Io ho fatto due prove e ho deciso che la metterò a questa altezza, perché la visuale è buona, si vede un pezzettino di casco e non troppo. Questo casco è bello, molto bello, però anche la superficie purtroppo è molto, non è perfettamente liscia. Qua non si vede in camera, ma ci sono dei rilievi e non è cosa buona e giusta perché l'adesivo, altrimenti se c'è un rilievo non aderisce bene. Quindi sono forzato a metterla anche un pochino più avanti, proprio perché in questo punto il casco è bello piatto. Come far aderire perfettamente l'adesivo della GoPro? Basta pulire la superficie con un po' di alcol. Lo facciamo al volissimo. Metto un po' di alcol, non è necessario pulire, scartavetrarlo e pulire facendo venire via la vernice, ma diamo una bella pulita, poi diamo una bella asciugata in modo da togliere tutti i residui di polvere, perché l'adesivo deve attaccare bene. Un'altra accortezza quando attaccate l'adesivo della GoPro è che se lo state facendo in un ambiente magari troppo freddo, magari siete in un garage, eccetera, dovete scaldarlo un pochino con le mani, scaldare l'adesivo, la colla fondamentalmente che c'è all'interno, sotto la parte che andremo a togliere dell'adesivo, per poterla fare aderire. Allora, abbiamo detto che io la voglio mettere più o meno a questa altezza perché controllando di profilo aderisce perfettamente al casco. Vado a spellicolare, spellicoliamo. È incredibile quanto questi adesivi tengano, quanto siano potenti. Eccolo qua. Abbiamo detto che lo voglio mettere a questa altezza perché, ripeto, ho fatto le mie prove utilizzando l'applicazione della GoPro, quindi sono sicuro che qua vada bene. Qua tengo premuto un pochino e adesso andiamo a vedere come montare sopra la GoPro lateralmente. Questi sono i pezzi che ti servono per montare lateralmente la GoPro. Fondamentalmente sono le tre viti, i due pezzettini, quello lungo e quello corto che trovate in quasi tutte le confezioni. Questo è il vibration stopper, che non so se molti di voi usano, ma è molto utile. E poi fondamentalmente dovete usare uno di questi due. Questo è quello meno comune, è quello curvo, e questo invece è quello classico per fissare le GoPro un po' su tutte le superfici. Quindi iniziamo con l'assemblaggio, lo facciamo velocemente senza viti e poi uniamo le viti. Quindi mettiamo quello lungo nel fissaggio, l'altro più corto, in questo modo, e la GoPro al suo interno. Così. Adesso fissiamo tutto con le tre viti. Adesso inseriamo la GoPro lateralmente. Volendo possiamo mettere il vibration stopper inserito all'interno di questo spazio. Questo andrebbe fissato a una delle due viti, ma in questo modo aiuta proprio a eliminare qualsiasi tipo di vibrazione. Come vedete, io ho mantenuto un cordino attaccato dietro, perché questo è un cordino di sicurezza che volendo potete utilizzare l'altro adesivo della GoPro, attaccarlo dietro al casco per evitare che se vi salta via tutto, almeno quantomeno non so se reggerà, ma almeno sentite che è saltato via tutto. Potete aggiustare poi a voi la visuale, potete muoverla un pochino più all'esterno, io preferisco mantenerla parallela alla visuale del casco, potete chiaramente alzarla avanti e indietro. Il consiglio è quello sempre di utilizzate il cellulare guardando come in anteprima, utilizzando la funzione wireless wifi della GoPro per vedere meglio la visione. E questo è il risultato finale. La GoPro è montata lateralmente sul vostro casco. Non vi resta quindi che salire sul vostro mezzo e riprendere le vostre fantastiche giornate. Ciao ciao!